Buongiorno, questa mattina Tortona Oggi, Claudio Cheirasco e la country lady Sabrina Prato sono qui davanti alla stazione di Tortona per fare qualche intervista prima della partenza verso Volpedo. La tappa sarà Volpedo. Allora, Gianluca Pagella, buongiorno, ciao. Siete arrivati da Alessandria? Sì, stamattina effettivamente la giornata ci ha graziato, c'era un po' di nuvole, abbiamo pedalato bene al fresco, molto bene. Allora, ciao Claudio Pasero, sempre di Alessandria, volevo chiederti, ma ce n'è di pista ciclabile ad Alessandria? Ad Alessandria ci sono dei brandelli di pista ciclabile, vere piste ciclabili sono molto rare, in realtà sono piste ciclopedonali che in cui se sali sopra con la bicicletta dai fastidio ai pedoni, di vere piste ciclabili pochissime, quasi nessuna. Un po' come qua a Tortona, forse qualcosa in più, ma qui a Tortona adesso stiamo aspettando che finiscano di costruire la ciclopedonale fino a Viguzzolo. Le piste ciclabili hanno senso solo se hanno almeno 2 o 3 chilometri, se no sono proprio dei brandelli, non servono a nulla. Allora, stamattina ho l'onore di fare una domanda anche al nostro country loser Claudio Cheirasco. E quindi, allora, è pronta la pista ciclabile per Viguzzolo? Allora, la pista ciclabile per Viguzzolo oggi la percorreremo, o meglio, percorreremo il cantiere, perché non è pronta, non è terminata, anzi, ha avuto anche un'interruzione dei lavori dovuti a una variante che hanno dovuto fare all'altezza del ponte per Viguzzolo. Un ponte un po' complesso, in quanto il Gru è solitamente un torrente senza acqua, o con poca acqua, ma quando piove tanto è riuscito in passato a far danni, quindi chiedono molta sicurezza su quel ponte. Comunque la pista ciclabile per Viguzzolo a me personalmente piace molto perché partirà proprio da qua dove siamo noi adesso e andrà giù verso l'Iper e poi oltre, arriverà fino al Marconi praticamente su corsie separate per i due sensi di marcia, un'idea che a me piace molto, che qualcuno forse un po' contesta, però aspettate di vederla realizzata e vedrete che figata che è la ciclabile per Viguzzolo. Ne sono certa. Grazie a Claudio Cheirasco. Allora, questa mattina abbiamo anche Sergio Muratore qui, che purtroppo non può correre per motivi fisici questa piccola corsa, ma partecipa in presenza. Seconda maratona ligure è già andata, è andata benissimo, sia l'ottobrina dell'anno scorso che quella primaverina di quest'anno. Passa l'ambulanza, la lasciamo un attimo passare, andiamo bene. E ci sarà poi la terza maratona conclusiva appena vado in pensione, non prima. E quindi quella sarà pro piste ciclabili, perché io la faccio a fine di fare in modo che anche in Liguria, come in Piemonte, come in Lombardia, ci siano piste ciclabili, ciclopedonali, che quindi può andare sia a piedi che in bici. Certo. Faccio con uno scopo, ecco. Uno scopo giusto, perché io ci provo. Anche per cui si sta battendo Tortona Oggi, quella di avere più con Claudio piste, siamo in sintonia, più piste ciclabili possibili. Sì, speriamo bene. Grazie Sergio, ciao. Buon sabato. Anche a voi. Allora, chiediamo a Elisabetta Marino, quanti chilometri fai all'anno tu di solito? Ultimamente ne ho fatti pochi perché sono uscita veramente poco in bicicletta. Però ci penso un migliaio, ma sto abbondando. Mia, basta, tagliamo queste interviste troppo poche. Andiamo a cercare qualcuno che faccia più chilometri, chiediamo Silvia Bello. No, anche io ne faccio pochissimi. Qui dicono 2-3 mila chilometri. Tu cosa dici? Io uso la bicicletta tutti i giorni in città, più che per fare giri o bici vacanza. Bravissima, grazie. complimenti. A lui, chiedi, ma cos'è sta bandana? Lui si chiama? Non lo so. Raffaele. Oh, Raffaele, come va sta bandana? Così. Così? Per proteggere dagli insetti dal casco. Mi metto sopra il casco e non mi pungono la testa. Sei venuto qui, fino qui da Genova in bici? No, abito qua in provincia di Alessandria, per cui... Sono venuto da un po' più vicino. Esattamente, sì. Dove abiti? A Rocca Grimalda.
grazie mille. Grazie. Andiamo ancora, no, l'ultimo. No, dai, lascia voi. Sei musicista, te? Allora lui. No. Ciao, tu come ti chiami? Io sono Adriana d'Alessandria, anzi da Frugarolo. Ah, bello Frugarolo. Dunque, li hai già visti tu i musei Pelizza da Volpedo, a Volpedo? No, e ne approfitto oggi proprio perché è una bella occasione e uniamo l'utile al dilettevole. Giusto, giusto. Facciamo una vacanzina culturale. Giusto, ti consiglio di vederli perché meritano davvero. Okay. Eh? Grazie mille, buona giornata. Altrettanto, buona pedalata. Sabri, io andrei avanti con le interviste, ma qua se continuiamo ci cazziano? Sì, ci continuano a sgridare. No, ci sgridano? Ci sgridano? Perché? All'alba delle 10:40, con solo 10 minuti di ritardo, partiamo per Volpedo. Va bene, allora partiamo per Volpedo. Certo, per piacere. Ecco. Fatto. Okay. A posto, grazie Sabri. C'era l'audio.